I vampiri di Pechino. Stando a una notizia diffusa dall'Associazione Press, nel novembre del 1996, nella capitale della Cina, Pechino, decine di giovani sarebbero stati adescati da una banda di cosiddetti vampiri, attirati da annunci per affittare un appartamento. I giovani sono stati poi rapiti, tenuti in ostaggio per giorni e sottoposti a prelievi di sangue abbastanza continui, circa 2 litri a testa. Chi poteva avrebbe anche tentato di fuggire, ma veniva successivamente preso, picchiato, poi narcotizzato. Si dice che la banda era solita bere proprio il sangue delle vittime. Vennero anche fatte delle indagini che purtroppo non portarono a nessuna rivelazione di questa presunta banda che si sarebbe dileguata dopo che alcuni ragazzi che erano stati vittime avrebbero denunciato il fatto alla polizia.